Si preannuncia una settimana ricca di appuntamenti su tutto il territorio del Vallo di Diano, quella ferragostana che sta per iniziare. Giorni intensi di appuntamenti per rendere liete le ore di chi, residente e non, decide di trascorrere la settimana ferragostana sul nostro territorio e visitare anche i monumenti. A partire dalla possibilità di visitare la Certosa di San Lorenzo a Padula anche nel giorno di Ferragosto. La soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino ha infatti disposto che la Certosa rimarrà aperta tutta la giornata dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 19. Per gli amanti del cinema, l'estate di Sala Consilina di In Sala 2010, rassegne di espressioni artistiche e culturali salesi, propone invece una ricca rassegna cinematografica della commedia italiana presso l'Arena Cappuccini. Il 17 agosto sarà proposto il film di Giovanni Veronesi, Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso. Il 19 agosto invece il film di Michele Placido, Il grande sogno, e il 21 continua con l'esilarante film di Checco Zalone, Cado dalle nubi. Ad inaugurare la sezione teatrale di In Sala 2010 ci sarà invece l'attore Giacomo Rizzo che il 18 agosto presso l'Arena Cappuccini porterà in scena la commedia di Mario Scarpetta, La banda degli onesti. A Teggiano invece in località San Raffaele il 17, il 18 e il 19 agosto ritorna la manifestazione Alitiembiri Mammarella, organizzata dall'associazione L'Allegra Brigata. Tre serate di degustazioni di piatti tipici teggianesi allietate da spettacoli vari e dalla musica degli organetti. Dal 20 al 29 agosto prossimi, inoltre, ad Atena Lucana si rinnova l'appuntamento con la festa della birra presso il Magic Hotel. 10 giorni di allegria, spensieratezza e buona compagnia alla maniera dei bavaresi. Attesissimo per i giovani, infine, si rinnova anche quest'anno a Sant'Arsenio l'appuntamento cult con Voci dal Sud, con Camillo Re in concerto e No Braino, rispettivamente nei giorni 20 e 21 agosto. L'ingresso è gratuito.